Matteo capitolo 5, una parola molto importante, cari di Roma, perché tutti noi abbiamo un'anima, abbiamo una parte spirituale. Noi non siamo solo carne, materia, noi non siamo solo un corpo che cammina, ma abbiamo un'anima, abbiamo un cuore. E quello che più conta, carissimi, ve lo diciamo con amore, è la condizione del cuore. Alleluia! Avere un cuore puro davanti al Signore. Perché nel cuore, dice la Bibbia, nasce il peccato. E nel cuore degli uomini che c'è l'odio, la vendetta, l'omicidio, l'adulterio. È nel cuore dell'uomo che nascono i pensieri malvagi. E chi non ha Dio nel cuore, chi non ha Gesù, è dominato dal diavolo, dal maligno, dal peccato. Ecco perché Gesù parla riguardo al cuore. Com'è la condizione del tuo cuore questa sera? Com'è la condizione del nostro cuore, cari di Roma? Gesù dice che per entrare nel regno di Dio bisogna avere un cuore puro. Per entrare nel regno di Dio bisogna avere un cuore puro. Non basta avere una religione. Tante persone dicono: io vado in cielo perché sono cattolico, io vado in paradiso perché sono buddista. Ma com'è il tuo cuore? Cosa c'è nel tuo cuore o nel mio cuore? Vale anche per me. Se io predico la parola di Gesù, ma poi nel cuore c'ho l'odio, c'ho il rancore, l'invidia, io non sono a posto. Devo avere un cuore puro, alleluia, dove c'è la presenza dello Spirito Santo. Questo, carissimi, alleluia, è il grande insegnamento di Gesù. Sta scritto qui, Matteo 5, verso 8. Questa è una parola essenziale per ognuno di noi, perché tutti siamo di passaggio in questa terra. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Come si può avere un cuore puro, cari, in un mondo pieno di peccato, di malvagità, di violenza, di guerre, un mondo pieno di vizi? Come si può avere un cuore puro? Andando a messa la domenica, andando dal prete a chiedere perdono. Come si può avere un cuore puro andando dallo psichiatra? Soltanto pentendosi e chiedendo perdono a Gesù Cristo, con un cuore sincero, direttamente verso di Lui.